Appuntamento con Mike Notizie, appuntamento con un approfondimento necessario e importante che riguarda non solo la comunità di Acquia delle Fonti, ma un po' voi tutti che ci seguite. In questo caso daremo maggiori informazioni che riguardano la città di Acquia delle Fonti. Di che cosa parliamo? Di questo accordo con i medici di famiglia per le terze dosi, che è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e con i rappresentanti dei medici. Ne abbiamo già in passato parlato con il dottor Diego Ventura, che anche oggi è nostro gradito ospite, e ritorneremo su alcune novità che ci sono state e quindi su alcune osservazioni che scaturiscono da quanto è giunto alla nostra redazione. Sicuramente hanno chiesto al dottor Ventura, ai suoi pazienti, gli utenti, e quindi che rispetto a quanto già detto in precedenza potrà essere utile a chi ci sta ascoltando. Altro nostro gradito ospite è l'assessore Franco Chimienti, assessore del Comune di Acquaviva delle Fonti, che ringraziamo di essere collegato con noi. Allora, iniziamo subito. Il tempo è oro, specialmente per i medici e per gli assessori in questo periodo, per le amministrazioni, le istituzioni e quindi per gli stessi professionisti, per i nostri medici che devono rispondere alle esigenze degli utenti che sempre più, e ce lo auguriamo, diventano sensibili alla somministrazione di queste dosi della vaccinazione. In particolare parliamo della terza dose. Allora, dottor Ventura, quali sono le novità e che altro vogliamo aggiungere di quanto già detto, che è importante rimarcare e sottolineare ancora oggi, 1° dicembre, dottor Ventura? Sì, allora buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di fare questa comunicazione che secondo me è molto importante per informare i cittadini, soprattutto che non sanno bene come funziona, anche perché ci sono delle novità che cambiano abbastanza, diciamo, velocemente, perché il sistema normativo sta praticamente inseguendo il virus, la pandemia, e quindi ci si adegua quasi di settimana in settimana. Per esempio, da oggi, dal 1° dicembre, si possono vaccinare tutti i soggetti, tutti i cittadini dai 18 anni in su. L'importante è che abbiano fatto la seconda dose 5 mesi prima di fare questa terza dose. Questa è già una cosa che, diciamo, è cambiata. Io quello che volevo sottolineare è che i medici di famiglia devono essere il primo contatto, sono i primi professionisti a cui i cittadini si devono rivolgere per fare questa terza dose addizionale o dose booster, ma anche per quei cittadini che non si sono ancora vaccinati e volessero iniziare adesso con la prima dose, possono rivolgersi al proprio medico, il quale potrà farla lui questa terza dose o prima dose nel proprio studio, oppure se dovesse avere problemi di tempo o di altro, può indirizzare il cittadino nelle farmacie del paese, proprio per evitare che, visto che il clima adesso non è più benevolo come qualche settimana fa, che c'era il sole, faceva caldo, non piove, fa freddo. Mandare i cittadini a San Michele, a Bitonto o ad Altamura, già il viaggio in macchina, ma poi stare lì 3-4 ore ad aspettare in fila all'ammasso, non è, diciamo, la scelta migliore, igienicamente anche proprio per questa pandemia, non credo che sia una scelta corretta. Anche perché i medici di famiglia, i miei, diciamo, colleghi, sono scesi in campo, noi siamo scesi in campo tutti proprio per dare una mano a, diciamo, contenere almeno, non risolvere, ma almeno a contenere quanto prima, quanto più velocemente questa quarta ondata con questa ulteriore vaccinazione di terza dose, cioè dose addizionale. La dose addizionale è un completamento della, diciamo, della campagna vaccinale, del ciclo vaccinale, cioè
un cittadino ha fatto la prima dose, la seconda dose, e dopo 5 mesi farà questa terza, dove si è visto che il picco degli anticorpi schizza in alto, cioè si passa da 2.300 a 12.000, 14.000, e questo sta a indicare che con la terza dose noi abbiamo una copertura molto più forte, molto più, diciamo, potente contro questo virus, contro questa pandemia. Poi c'è anche il discorso del Green Pass, che adesso c'è questa divisione tra Green Pass semplice e Green Pass potenziato, e quindi secondo me io consiglio tutti i cittadini, ma consiglio, prevedo, spero, auspico che anche i medici di base siano pronti a fare la loro parte in questa guerra, in questa battaglia silente, strana, diversa, che stiamo tutti combattendo contro questo nemico invisibile, che però ci sta condizionando la vita sia come salute, ma sia anche come economia, come vita normale, come tutto. Ora, tornando alle fasce di età. Sì, dottor Ventura, prima di andare prima di soffermarci sulle fasce di età, mi permetta di ascoltare l'assessore Chimienti, nel senso che la pubblica amministrazione deve fare la sua parte, l'ha già fatto in passato, organizzando, assessore Chimienti, il centro hub vaccinale da cui è delle fonti. Ora questa nuova convenzione, questo nuovo accordo con i medici, ma anche con i farmacisti, dà la possibilità di avere un'opportunità più capillare sul territorio. Ecco, ma la pubblica amministrazione che cosa sta facendo? Cosa fa l'istituzione comune, l'ente, per migliorare la risposta nei confronti di questa esigenza dei cittadini? Assessore Chimienti. Sì, intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Sì, io parto da un presupposto. Intanto bene ha fatto il dottor Ventura a spiegare tecnicamente qual è non solo il procedimento, ma che cosa succede dopo la terza dose. Ma questo è un aspetto medico, tecnico, nel quale io non posso e non voglio e non devo addentrarmi. Quello che io invece ci tengo a sottolineare è che proprio in virtù del fatto che questa amministrazione, come tra l'altro le amministrazioni che hanno attivato hub sul proprio territorio, si sono in un certo qual modo pronunciate anche con forza. Non è stato facile ad Acquaviva, ma credo che sia un po' condizione comune attivare un hub vaccinale. Ma proprio per non perdere tutto quello che noi abbiamo fatto in 6 mesi di intervento diretto sui nostri cittadini, sui cittadini di Cassano, poi addirittura da base territoriale che avrebbe dovuto coprire Acquaviva e Cassano, ci siamo spinti a vaccinare ovunque, arrivavano da Taranto, da Ostuni, e questo ci ha fatto piacere ed è stato un onore per noi, un orgoglio. Il problema è che adesso ho notato da amministratore una sorta di confusione e di disinformazione, e qui vorrei, l'intento è di anticipare un po' la situazione, che sicuramente da qui a breve termine si verrà a creare. Io incontro cittadini che per strada mi dicono: assessore, vice sindaco, ma noi dove andiamo a vaccinarci? Questo un po' mi destabilizza, perché, come giustamente ha detto il dottor Ventura, il primo front office, diciamo così, il primo interlocutore del cittadino, dell'assistito, è e deve essere il medico di famiglia. Non è normale trovare per strada cittadini che, piuttosto che chiedere al medico di famiglia, chiedono all'amministratore di turno solo perché magari viene riconosciuto come colui che era presente nell'hub vaccinale 3-4 mesi fa e che per 6 mesi ha condotto un hub vaccinale. Quindi il medico di famiglia deve, come giustamente ha detto il dottor Ventura, dare delle prime informazioni.
che sono informazioni basilari, perché oggi come oggi, e risottolineo anch'io, la mia prima preoccupazione da amministratore è fare in modo che dopo sei mesi di app vaccinale qualcosa si sia realizzato. E che cosa vogliamo realizzare se non l'idea di poter, con la terza dose, coprire il territorio, appunto realizzare la terza dose su base territoriale, evitare che il cittadino prenda la macchina con qualsiasi temperatura, andiamo incontro a periodi poco soleggiati, diciamo così, e cioè, bisogna evitare che il cittadino prenda la macchina e si faccia 30 km, se non è a San Michele, è ad Altamura o a Bitonto, per fare un vaccino che poi magari scopriamo, poteva fare ad Acquaviva. E ad Acquaviva, bisogna essere chiari, il vaccino si può fare o dai medici di famiglia, o il medico di famiglia deve avere la cortesia di definire all'assistito quali sono gli altri centri vaccinali sul territorio acquavinese. E come diceva il dottor Ventura, ci sono le farmacie che hanno aderito. Se noi andiamo sul sito, magari chiaramente l'assistito non può farlo, ma qualche indicazione gliela possiamo dare. Se andiamo sul sito dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bari, noi troviamo l'elenco. Io l'ho fatto stamattina e non ho difficoltà, per esempio, a dire che, mi rubo giusto un secondo per essere proprio chiari, che per esempio tamponi vaccinazioni in farmacia, abbiamo la farmacia Bianco che fa vaccino, la farmacia Marsico che fa vaccino, la farmacia Vitola che fa vaccino e la farmacia Paolicchio che fa tampone. Sono informazioni importanti che o il medico di famiglia che decide di non vaccinare tutti i suoi assistiti per motivi che possono essere più svariati, e non ho nulla da dire, perché io credo che, magari il dottor Ventura mi può dare conferma in questo, che cioè, vaccinare non è neanche semplice, c'è un problema di spazi, di tempi probabilmente, e di software, di database, possono essere mille i motivi, non è quello che io contesto. Assolutamente, non mi permetterei mai, vista l'importanza del ruolo del medico di famiglia. Ma il medico di famiglia può indirizzare l'assistito in modo tale da evitare quanto più possibile di uscire dalle mura cittadine. Io, se vado oltre le farmacie, noto per esempio che a San Michele non c'è nessuna farmacia che ha aderito all'inoculazione della terza dose. Per cui è normale che San Michele abbia il suo hub, probabilmente ha deciso di vaccinare tramite hub, a meno che non se ne sia aggiunta una ieri, ad oggi, o meglio a ieri, San Michele non aveva farmacie che avevano dato adesioni per vaccinare. Acquaviva invece ne ha date tre complete, tamponi e vaccini, e una invece che si è, diciamo così, candidata alla somministrazione di tamponi. Quindi sono nozioni importanti, sì. Insomma, ecco. Quindi, dottor Ventura, ritorniamo alla vaccinazione, quindi alla fascia di età dai 18 anni in su. Sì, allora io volevo sottolineare che per quanto riguarda i soggetti trapiantati e immunodepressi, la fascia di età va dai 12 anni in poi, e si fa il vaccino con il vaccino RNA messaggero dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose, diciamo dalla seconda dose. Quindi per questi, però di solito questi cittadini che hanno problemi di trapianto o di immunosoppressione sono già cooptati, chiamati giustamente dai centri ospedalieri che li seguono, eccellenza, dove hanno fatto, e quindi diciamo, però è bene dirlo perché molti non lo sanno questo, cioè io voglio fare solo una informazione a tutti che a volte qualcuno non lo sa. Per quanto riguarda invece da oggi, dal 1 dicembre, tutti i cittadini dai 18 anni in su possono essere vaccinati,
basta che hanno fatto, che siano passati 5 mesi dalla seconda dose. Dalla seconda dose. Ora, dottor Ventura, questo come viene organizzato? Lei si è sentito con i suoi colleghi, senz'altro. Sì. Insomma, cosa succede? Il medico chiama i pazienti, cosa succede? Come ci si è organizzati? O può essere... Ognuno si è organizzato come ha creduto, alcuni hanno chiamato i pazienti per fascia di età, anche perché, come stavo dicendo, noi abbiamo una, diciamo, ci siamo dati una priorità. I pazienti allettati in assistenza domiciliare programmato integrato, comunque i pazienti anziani, ma anche i giovani, tipo uno che ha una neoplasia e ha 50 anni, oppure uno che ha 40 anni e si è rotto il femore, sta a casa e non può uscire, noi andiamo a casa a vaccinare. Quindi noi andiamo in maniera capillare a domicilio dei nostri assistiti, dei cittadini, per fare il vaccino. Poi tutti i pazienti anziani, quindi dagli 80 anni in su, noi cerchiamo di dare una priorità a questi. E poi man mano scendendo, 70 anni, 60, 50, 40, eccetera, eccetera. Chiaramente nel caos che si determina può capitare che viene uno che ha 30 anni e lo vaccino, oppure si libera una dose perché un ottantenne non può venire, io chiamo subito uno più giovane, glielo faccio. E l'importante, la parola d'ordine oggi, non vorrei essere troppo, è vaccinare in tutti i modi è il più possibile. Ora, per quanto riguarda il modus operandi, ognuno di noi medici di famiglia si muove come meglio crede. C'è il collega che chiama i suoi assistiti a uno a uno, c'è quello che ha WhatsApp e manda l'informativa su WhatsApp, c'è quello che invece aspetta che siano i pazienti a chiamarlo, e anche per questo è bene fare una informazione, come stiamo facendo oggi, ai cittadini, che se no non lo sanno, cioè ci sono cose che il cittadino non sa. Quindi questo... L'importante, il fine ultimo di tutto questo, diciamo, di tutta questa operazione è di vaccinare quante più persone possibile nel minor tempo possibile. Un po' come è successo un anno fa quando gli ospedali praticamente si sono riconvertiti il 50, addirittura il 75% in ospedali Covid. Quindi hanno dato una priorità ai pazienti col Covid, sta lasciando a torto collo altri reparti o addirittura anche sale operatorie, perché c'era questa situazione. E adesso praticamente noi dobbiamo, diciamo, la società, la politica, i cittadini, il comune, tutti si aspettano dai medici di famiglia una grossa mano, anche, diciamo, a discapito, nel senso prediligendo il discorso vaccinazione come priorità di questo momento storico, proprio per evitare di rovinare anche il Natale, le feste e anche la salute poi alla fine. Quindi vice sindaco Chimienti, è chiaro il concetto dal punto di vista medico? Il dottor Ventura ci ricorda quanto è successo in passato, allorquando si sono trascurate altre patologie perché gli ospedali dovevano rispondere all'esigenza di chi, malato Covid, aveva la necessità di un posto letto, e quindi nascevano e si organizzavano reparti ad hoc. E proprio oggigiorno, perché si può scongiurare quanto già accaduto, che si invitano gli utenti, i cittadini, a vaccinarsi, perché questo significa non dover ricorrere alle cure mediche presso gli ospedali, perché abbiamo, almeno le statistiche questo lo hanno ben determinato, chi è vaccinato difficilmente va a finire in rianimazione o in ospedale. Ecco, senza entrare nei dettagli, perché non siamo noi che dobbiamo dare informazioni tecniche e scientifiche, possiamo senz'altro dire che, vice sindaco Chimienti, a me piace chiamarlo assessore, è più vicino ai cittadini, il vice sindaco è un po' più
istituzionale, quindi io non è che la chiamo qualche volta assessore per sminuire il suo ruolo, ecco. Ecco, le volevo dire, ma quindi è importante dire agli anziani che ci stanno seguendo, a coloro i quali hanno qualche anno in più, e che non devono aver timore, non devono mettersi in auto e andare a San Michele o a Bari o non so dove, perché sicuramente c'è chi provvederà alla somministrazione del vaccino. Qualora, io dico, mi permetto di dire, mi corregga se sbaglio, avessero dei dubbi e non hanno avuto nessuna chiamata, possono e devono comunque far riferimento al loro medico di famiglia. Ma non certo mettersi in auto e correre al centro hub. È così. Certo, assolutamente. Io intanto sottolineo una cosa, così come sono stati riconvertiti reparti di ospedali, sono stati riconvertiti spazi utilizzati come hub vaccinali, perché la Protezione Civile ha utilizzato come hub vaccinali più delle volte, se non sempre, palazzetti dello sport, che hanno fatto, ottemperato a una esigenza. Il problema è che noi non potevamo pensare ancora, ma io faccio riferimento da qua, io faccio riferimento a San Michele, faccio riferimento a chiunque abbia messo uno spazio dedicato allo sport barra cultura a disposizione. Non si può pensare di riutilizzare gli stessi spazi per la terza dose. Io credo che sia stato questo il motivo per cui un po' si sono attivati magari categorie che nella scorsa ondata non si sono impegnati direttamente, come i medici di famiglia o le farmacie. Ma oggi pensare di utilizzare gli stessi spazi, soprattutto per paesi con spazi abbastanza limitati, Acquaviva ha un palazzetto. Quel palazzetto noi l'abbiamo sottratto alle attività sportive, che in quel periodo, bisogna fare attenzione, non erano completamente sospese, perché tutte le associazioni sportive che avevano categorie che militavano in campionati nazionali potevano tranquillamente fare il loro campionato, solo che c'era una necessità, ce lo siamo detti in tutte le salse, la priorità era vaccinare e l'abbiamo fatto. Pensare che per una terza dose, dopo sei mesi di quello che abbiamo acquisito, perché io presumo che questi sei mesi siano stati anche un periodo fantastico di acquisizioni, di know-how, di capacità. Io ricordo nell'ultima fase sono venuti i farmacisti a vaccinare, quantomeno ad apprendere la tecnica, ammesso che non ce l'avessero già, e adesso le pertinenze e le competenze non le conosco tutte, però le modalità, certo, di come si era organizzati presso l'hub. I farmacisti erano presenti nell'hub ad acquisire nozioni. Ora, la terza dose va fatta su base territoriale, perdonatemi, non è pensabile che per la terza dose un settantenne si debba mettere in macchina e viaggiare e girare, soprattutto se poi addirittura le possibilità ci sono. Ci sono delle farmacie che hanno aderito, ci sono dei dottori che lo fanno, c'è chi lo fa completamente per i propri assistiti, c'è chi lo fa parzialmente, ma comunque lo si fa, e quantomeno informiamole. Ecco perché dicevo, non è soltanto l'ospedale che ha dovuto riconvertire e rivedere, ma un po' tutta la società ha dovuto mettere a servizio situazioni e location che prima erano utilizzate per altro. Ecco perché dico, facciamo questa informazione, mi rivolgo ai medici di famiglia, ma forse non ce n'è bisogno, perché voglio dire, sull'etica dei medici di famiglia, ma neanche a discuterne, un mondo a trazione medico di famiglia sarebbe veramente un mondo migliore, mi verrebbe da dire, perché il medico di famiglia è un'enciclopedia, è colui che sa e ha il polso della situazione. La stessa cosa chiedo a lei, direttore, dammi una mano, darci una mano, e vediamo un pochettino come possiamo strutturare un'informazione completa, visto che comunque l'emittente televisiva Telemai entra nelle case e soprattutto va a colpire quelle categorie, colpire inteso come va ad interessare, quelle categorie che sono le categorie un po' più sensibili a questa situazione. Io
ricevo, torno a dire, delle chiamate e mi fermano per strada, soprattutto la categoria che va dai 60 in poi, che è un po', diciamo così, confusa. Siccome siamo in tempo per recuperare questo gap di informazioni, io direi di approfittarne. E ne approfittiamo, ci mancherebbe, più che approfittare, diamo un servizio. Ebbene, quindi, dottor Ventura, l'assessore Chimienti ha detto bene, anche se quanto sottolineato è ormai ben acclarato, ossia che il medico di famiglia, dottor Ventura, è un'enciclopedia, ma un'enciclopedia ha i diari di bordo delle nostre vite, insomma, ha tutto quanto occorre, conosce tutto quanto occorre del paziente e, mi permetto di dire, non solo dal punto di vista sanitario, perché insomma si conoscono anche magari le abitudini, le preferenze, il linguaggio, come esprimere alcuni concetti. Ecco, e sappiamo bene, cioè io non voglio arrivare nei dettagli terra a terra, ma magari succede che con qualcuno bisogna parlare addirittura in dialetto, perché altrimenti non ti vede più come un medico, ma ti vede come un estraneo, ma questo non so se è chiaro. Quindi una scelta eccellente quella di coinvolgere i medici di famiglia, che ringraziamo, perché questo significa che devono supportare quanto richiesto e sopportare una organizzazione lavorativa di prestazioni in eccesso rispetto alla routine del passato. Ecco, e allora non c'era bisogno di sottolinearlo, ma sappiamo bene che nella vostra etica, nella vostra deontologia, ma è bene dirlo perché siamo tutti esseri umani e anche il medico è un essere umano e quindi ha bisogno, secondo me, di questo sostegno, di queste sollecitazioni, di questo nostro grazie, perché la vostra azione ci dà conforto e solo fatto di pensare che telefonando al medico di famiglia c'è chi mi risponde e con la sua risposta mi fa stare meglio, non solo psicologicamente, poi tutto quello che consegue è un qualche cosa di ottimo. E allora, dottor Ventura, che altro vogliamo aggiungere di importante per chi ci sta seguendo? C'era un'altra informazione che volevo dare per quanto riguarda i soggetti, i cittadini che si sono vaccinati fuori nazione, fuori Italia. Questi qua, quando rientrano praticamente, si possono vaccinare. Allora, se sono stati vaccinati con un ciclo primario di un vaccino autorizzato dall'EMA, quindi tutti i vaccini, compreso il Johnson, possono fare il vaccino dopo 28 giorni o 180 giorni per rientro. Mentre i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato, aspetta, lo stesso, sì, prima, per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'EMA devono aspettare 180 giorni, mentre quelli vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato dall'EMA possono farlo dopo 28 giorni. Questa, perché molti l'hanno chiesto come fare, come non fare. Per quanto riguarda il Johnson, si presume che una dose di Johnson corrisponde a due vaccinazioni di Moderna o di Pfizer, per cui se un cittadino ha avuto una dose di vaccino Johnson, dopo 5 mesi può fare la terza dose con il Pfizer. Noi adesso abbiamo praticamente, prevalentemente, il Pfizer, almeno noi del distretto 5. Mm-hmm. So che a Bari e altrove hanno anche il Moderna. Volevo anche sottolineare e ringraziare il direttore del distretto, che si è messo molto a disposizione e ci sta supportando molto, nel senso che le dosi di vaccino richieste arrivano in maniera abbastanza veloce, abbastanza solerte, dal momento in cui noi le chiediamo. Anche perché
consideriamo che questi vaccini, a differenza del vaccino dell'antinfluenzale, che noi possiamo prendere anche 50, 100, 200, ce li conserviamo in frigorifero, questi hanno una scadenza abbastanza breve, che durerà un mese massimo, e quindi da quando sono scongelati. Quindi noi, medici, ma anche i farmacisti, devono fare una programmazione giusta per non avere poi delle dosi che scadono e non si sa a chi darle. Quindi io infatti ho consigliato ogni settimana di chiederne 5-10, in maniera da farle poi ogni volta sempre con dei vaccini appena scongelati, perché si rischia che vaccini presi per esempio 2 settimane fa scadono il 21, e se uno ha preso una quantità enorme di vaccini, poi il 21 è capace, c'è il rischio che se li tiene ancora in frigorifero. A parte questo, io voglio ringraziare tutti i miei colleghi, i miei fratelli nell'arte medica, li chiamo io, sia del comune d'Acquaviva, ma di tutto il distretto, perché ho visto che hanno risposto chi più chi meno in maniera molto attiva, molto, diciamo, solerte, anche perché questo è un problema nuovo, difficile, pesante, che ci accomuna tutti, e noi siamo medici e noi ci dobbiamo rimboccare le mani, come se stessimo in guerra, come se ci fosse stato un bombardamento e noi andiamo a soccorrere le persone. È un modo diverso di vedere, però è così. Noi abbiamo avuto più morti con la pandemia che non nel primo anno della guerra mondiale. E finora come sta andando, dottor Ventura? Come sta andando? Senti, io ho visto che le persone, i cittadini sono molto contenti di venire a vaccinarsi negli studi del proprio medico, e c'è anche una richiesta. Io li sto chiamando, ma c'è anche gente che mi chiama che si vuole vaccinare, di tutte le fasce di età. Chiaramente io cerco di prediligere, perché mi divido un po' fra quelli che faccio a casa e quelli che faccio allo studio, però personalmente, ma vedo anche gli altri, stiamo andando abbastanza bene. Pensa che il distretto 5 ha chiesto come prima tranche di dosi vaccinali 1040 dosi, di più forse di quanti ne hanno chiesti a Bari. Quindi anche perché a Bari c'è il lab, mentre noi non abbiamo lab distrettuali, quindi il carico è maggiore per i medici di famiglia, che però hanno risposto, sono presenti, sono attivi, e questo è anche un bel segnale, secondo me, anche di presenza, anche di far vedere che effettivamente serviamo, siamo utili, siamo anche considerati, perché i pazienti, gli assistiti, i cittadini sono molto molto contenti e ce lo dicono di venire a vaccinarsi nello studio, sia per i tempi, perché io ma anche gli altri, noi tutti diamo degli orari, in maniera che uno viene alle 15, uno viene alle 15 e un quarto, e vedo che i cittadini sono molto ligi, e in questa maniera non c'è manco un sovraffollamento né fuori il portone né nelle sale di attesa, va tutto liscio, va tutto pulito, va tutto bene. Ecco, e questa è l'occasione in cui... Questa è l'occasione in cui il paziente magari chiede qualche consiglio o dice qualcosa al medico a cui mai si sarebbe rivolto, magari. E quindi è un'occasione in più per aggiornare quel diario di bordo a cui facevo riferimento prima. Certo, sì, è così. È così. Questo è tutto per adesso, perché io prevedo altre normative, altri cambiamenti in corso d'opera, perché giustamente noi, il governo, la sanità, gli scienziati, stiamo aggiustando il tiro. È come se stiamo a un hobby, cioè cerchiamo di centrare il bersaglio, dobbiamo aggiustare il tiro di settimana in settimana, di mese in mese, anche con le varie varianti del virus, eccetera, eccetera. Però certo, siamo andati bene. È un continuo rincorrere quanto accade. Sì. Allora, Assessore Chimienti,
Assessore Ghimenti, ha sentito cosa ha detto il dottor Ventura? Senz'altro, ha sentito con me. Quindi sono assolutamente grazie, d'accordo. Grazie a questa organizzazione, con gli orari, non si creano le fila e per cui non c'è il rischio dell'assembramento. Ecco, però Assessore Ghimenti, il Comune deve fare maggiori sforzi rispetto alla normalità dei casi, perché se ci si rivolge verso le farmacie, eccetera, eccetera, bisogna dare una mano alla viabilità, al traffico, insomma, come dire, sa, vicino alla farmacia, se fino a ieri era consentito, diciamo, poteva qualche buon tempone parcheggiare sul posteggio diversamente abile, poteva anche scappare. Io direi tolleranza zero da oggi, da domani, perché io che devo andarmi a fare il vaccino dalla farmacia e sono diversamente abile, magari potrei farlo dal medico certamente, ma se vado in farmacia devo avere il posteggio libero. Con questo voglio dire che anche la pubblica amministrazione, non solo i medici, ma anche la polizia locale devono fare maggiori sforzi e sono chiamati a fare maggiori sforzi per rendere tutto più fruibile, più lineare, più direttore, semplice possibile. Si riesce a farlo? Allora, questo io ritengo che avvenga già. In sì. più, lei lo sa meglio di me perché è sempre attento soprattutto ai cambiamenti riferiti ai regolamenti in generale, al codice della strada in particolare. Lei sa quanto me che nell'ultimo la rivisitazione del codice della strada, il reato di occupazione dello stallo per diversamente abili è stato raddoppiato, sia in termini di economici, nel senso la multa è stata credo addirittura raddoppiata, e anche con la perdita di punti sulla patente. Adesso non ricordo bene, ma è stato rivisto questa infrazione, è stata rivista, per cui se fino ad oggi succedeva raramente e spesso e volentieri, quando succedeva, venivano sanzionati, io credo che prima di fermarsi, adesso parliamo di queste infrazioni in particolare, ma prima di fermarsi sullo stallo dei diversamente abili, se prima ci pensavano tre volte, adesso ci penseranno sei volte. Detto questo, io riprendo e poi magari chiudo ciò che diceva il dottor Ventura prima. Il medico di famiglia non è un estraneo, entra in casa ed è una persona alla quale si offre volentieri un caffè e magari si rubano due minuti, e il medico di famiglia di solito questi due minuti non se li sente rubati, partecipa volentieri, scambia due parole. Stessa cosa vale per il farmacista. Io che ho ancora davanti agli occhi diciamo così, l'atteggiamento di chi veniva a vaccinarsi nel lab, per carità, i vaccinatori sono stati fantastici, però comunque andavano incontro il più delle volte a estranei, e quindi lo sguardo smarrito si percepiva. Oggi invece, con questa possibilità, noi diamo la possibilità a chi deve vaccinarsi di farlo in uno stato di emotivo molto 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 più rilassato. E non è poco, perché lo farebbe o nelle mura di casa sua o in contesti che conosce benissimo, come lo studio del medico di famiglia che spesso e volentieri frequenta, o nella farmacia, che sappiamo bene che la farmacia con l'alimentari, insomma, sono i due luoghi più conosciuti da tutti i cittadini. E quindi sono situazioni che andrebbero sfruttate appieno per rendere meno traumatico ciò che effettivamente, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma è una situazione che confonde. Torno a dire quello che ho detto prima, noi abbiamo dovuto riconvertire spazi per vaccinare i cittadini, provocando un trauma. Io che sono, non si direbbe dal fisico, un uomo di sport, vi dico che la ripresa dei ragazzi dopo due anni di sport non fatto andrebbe veramente analizzata, perché sociologicamente porterà dei cambiamenti per queste due annate saltate. Non immagino ciò che succederà per le annate scolastiche, insomma
è stato un mettersi a disposizione totale per venirne fuori quantomeno tagliati possibile, cerchiamo di fare l'ultimo sforzo. E in questo io ringrazio i medici di famiglia, mi scuso anche per le sollecitazioni di cui magari non avevano neanche bisogno. Io mi rendo conto, quando parlo della categoria dei medici di famiglia e ne parlo in modo positivo, non è per fare poesia spicciola, insomma, è perché ci credo veramente, perché è la persona più prossima ai nostri pensieri, perché voglio dire, auguro e mi auguro la piena salute, però insomma è inutile prendersi in giro, ciclicamente qualcosa accade. Quindi io intanto ringrazio il direttore, perché ci dai questa possibilità e mai come in questo momento era necessaria. Te lo garantisco che secondo me, se ben percepita questa intervista, soprattutto del dottor Ventura, porterà dei frutti importanti. Allora, noi siamo sempre comunque a disposizione. Allora, Chimienti, vogliamo ridire le farmacie quali sono? Allora, noi abbiamo 4 farmacie che hanno dato disponibilità sull'albo dei sul sito dell'ordine dei farmacisti. Ecco, e sono la farmacia Vitola Vaccino e Tampone. Un attimo solo, la riprendo così non sbagliare. Sì. Vediamo un po'. Io dov'è? Eccola qua. Allora, è facile, basta andare sul sito, però lo facciamo su. Allora, sì. Facciamo così, vado in ordine. Farmacia Bianco, tamponi e vaccini. Farmacia Pauricchio, tamponi sì, vaccino no. Farmacia Marsico, tamponi no, vaccino sì. Farmacia Vitola, tamponi sì, vaccino sì. Bene, naturalmente noi terremo aggiornati i nostri telespettatori su eventuali novità a proposito delle farmacie che hanno aderito. Allora, dottor Ventura, i medici, ringraziamo i medici, ringraziamo lei, si farà portavoce del nostro grazie a nome di tutti coloro i quali stanno avendo le vostre attenzioni. E allo stesso tempo ci aggiorneremo per qualsiasi novità e non appena adesso chiudiamo questo collegamento, io ho qualche idea, l'assessore ne ha un'altra e un'altra so che ne ha lei. Adesso le mettiamo insieme e vediamo di organizzare qualcosa di ottimo per i nostri telespettatori, che possa essere utile a rendere la nostra battaglia per contrastare il Covid molto più efficace. Certo. Grazie dottor Ventura, grazie a voi. Grazie al vice sindaco Chimienti, a ben ricollegarci, rivederci e risentirci. Un saluto a voi tutti. Grazie. Dottore. Arrivederci. We'll be right back.